Potreste credere che io stia per darvi una definizione di tempo. Il fatto è che non posso. E non può farlo nessuno. Se cercate tempo sul dizionario, troverete che la definizione contiene parole come successione, evento, prima o dopo, parole che già contengono la nozione di tempo. Posso definire un orologio, non c'è problema, ma non definire il tempo. E ciò mostra quanto è delicata questa nozione, anche se la diamo per scontata. Tuttavia, non vorrei sostenere che non sappiamo che cosa sia il tempo. Quanto è un secondo, ce ne rendiamo perfettamente conto. Infatti, il cuore batte circa una volta al secondo. E per i tempi lunghi, 100 anni sono certamente un massimo. È difficile che si viva così a lungo. Che possiamo dire di intervalli più brevi di un secondo? Vediamo. Il film che state ora vedendo è fatto di tutta una serie di fotografie singole. I miei gesti appaiono continui, ma se rallentiamo la macchina e facciamo passare meno fotogrammi al secondo, l'occhio e il cervello cominciano a distinguere le singole immagini e sembra che io muova la mano a scatti. State vedendo i normali fotogrammi presi ogni 24esimo di secondo e proiettati a intervalli di 1/12 di secondo. Ora guardiamo cosa si vede proiettando ciascun fotogramma per circa 1/6 di secondo. Si è persa definitivamente la continuità. Dunque la capacità di distinguere brevi intervalli di tempo cade a qualcosa fra 1/100 e 1/10 di secondo. Sulla guida al film sono descritti alcuni esperimenti per indagare su questi fatti e che potete effettuare voi stessi. Ma cosa possiamo dire di questi intervalli più brevi che non possiamo apprezzare direttamente? Ci sono diversi modi con cui possiamo allargare la nostra scala dei tempi e andare a vedere cosa succede. Qui vedete delle gocce che cadono in una tazza di latte. Vediamo ora una di queste gocce e guardiamo uno per uno i fotogrammi del film. Questo ci dà un'idea di quello che succede, ma non ci dice molto lo stesso. Ora immaginiamo di avere qui alcuni dei fotogrammi che abbiamo visto poco fa. Essi sono stati presi a intervalli di 1/24 di secondo e passano all'incirca alla stessa velocità. Supponiamo di avere una cinepresa ad alta velocità che impressioni migliaia di fotogrammi ogni 1/24 di secondo. Allora il film viene più lungo e guardando tutti questi fotogrammi potremo vedere che cosa è successo fra l'uno e l'altro dei fotogrammi che abbiamo già visto. Sembra quasi incredibile in un certo senso, eppure la goccia di latte cade nella tazza con una specie di spruzzo. Passa dallo stato che abbiamo visto all'inizio a quello finale con una serie di processi continui. Non saremo mai in grado di osservare direttamente che cosa succede in questi brevissimi intervalli. Tuttavia crediamo che questa tecnica con cui osserviamo gli eventi in una scala dei tempi dilatata sia perfettamente legittima, ma non possiamo provarlo. Ecco un altro esempio di quant'è delicata la nozione di tempo. Ora, un po' per scherzo, posso esaminare qualcosa che avviene in un tempo abbastanza lungo e comprimerlo, per così dire, in modo che avvenga in un tempo breve. Questa rosa si sta aprendo, ma sembra che non succeda proprio niente. Potete guardarla per 5 minuti e poi ne sarete stufi. Ma se prendete qualche fotografia ogni ora e le proiettate tutte di seguito rapidamente, come adesso, potete vedere sbocciare il fiore, quasi come se esplodesse. Ora vorrei farvi notare una cosa a proposito di queste due serie di foto che abbiamo visto. Ognuna conteneva un orologio. Nel caso della rosa che sbocciava, l'orologio era un comune orologio. Nella sequenza della goccia che cadeva, l'orologio era costituito dall'asse di un motorino che girava a 1800 giri al minuto insieme alla lancetta. Essenziale in tutte le misure di tempo è questo, confrontare l'inizio e la fine di un evento con la posizione delle lancette di un orologio. Diciamo ancora qualcosa sugli orologi. L'orologio è un meccanismo che produce eventi regolari. Per esempio può suonare un campanello, accendere luci o far girare delle lancette sopra un quadrante. Ma il problema non è in questi eventi. La cosa difficile è sapere cosa vuol dire perfetta regolarità o anche regolarità soltanto.
Che intendiamo per intervalli regolari di tempo? È una cosa difficile a definirsi. Dobbiamo confrontare un orologio con altri orologi e protrarre il confronto. Fortunatamente abbiamo un immenso numero di prove che mostrano che i nostri orologi non discordano molto. Non riscontriamo infatti grandi discordanze, un minuto all'anno forse, o anche meno. Ma se passiamo a precisioni più elevate, ci occorrono campioni migliori. Un campione di tempo ben isolato e che si usa da tanto tempo è il sistema solare. Ecco uno schizzo del sistema solare, molto schematico. C'è il Sole al centro. Ecco qui la Terra con la Luna che le gira attorno e gli altri pianeti che girano qua intorno. Dunque, da secoli constatiamo l'avvicendarsi del giorno e della notte con la rotazione della Terra. E poi la Luna, osserviamo le fasi della Luna di mese in mese e il succedersi delle stagioni. Tutte queste cose servono da orologi approssimativi. Oggigiorno ci serviamo ampiamente di questi stessi moti, ma li osserviamo in maniera più accurata coi telescopi. E troviamo che anche questi moti non sono molto regolari, perché si influenzano a vicenda. E poi un secondo, che è definito come una certa frazione di un particolare anno, non è in realtà molto ben riproducibile con un campione di questo tipo, quindi ci occorre un campione di tempo più corto. O dei metodi comodi di suddividere il tempo. Un modo è questo, rozzo ma comodo, servirsi del polso. E ora vi racconterò la famosa leggenda di Galileo, il quale osservava una lampada oscillare nel Duomo di Pisa e misurava col polso il tempo di oscillazione. Questa palla da bowling è appesa al soffitto dello studio, che è alto 7 o 8 metri. Immaginiamo che sia una lampada come quella che Galileo osservava in chiesa. Egli scoprì che sia quando oscillava su un arco grande, come questo, sia quando oscillava su uno piccolo, come questo, impiegava lo stesso tempo, stando alla misura fatta col polso. Galileo scoprì anche che il periodo del pendolo dipende dalla sua lunghezza. Questo è un pendolo che impiega un certo tempo ad oscillare. Se lo accorcio, oscilla più in fretta. Se lo accorcio ancora, oscilla sempre più rapidamente. Poche altre cose influiscono sul tempo di un pendolo. Ecco qui tre lampade, o meglio palle da bowling. Una piccola qua davanti e una grande qui, tenute da fili. E un'altra piccola qui, anch'essa tenuta da un filo, è molto più in su. Bruciando il filo che le tiene, esse verranno sganciate quasi insieme e oscilleranno insieme. Facciamo questo esperimento. Potete vedere che l'affermazione di Galileo è certamente esatta, almeno se per misurare il tempo usava il polso. In effetti, il pendolo è veramente buono per comandare il moto di un orologio. Ma come provarlo? Bene, ne confronterete alcuni fra loro, proprio come stiamo facendo.